Bene bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a vedere cosa ne penso di un pappagallo veramente diffuso e veramente famoso ovvero l'inseparabile. Questo sarà il primo dei due video che farò su questo pappagallo, nel primo appunto andiamo a vedere cosa ne penso, nel secondo invece vi andrò a dare tutta una serie di consigli utili sulla gestione di questo pappagallo. Quindi cosa ne penso di inseparabile? Penso che sia un pappagallo veramente fantastico, un pappagallo che si può consigliare anche come primo pappagallo, anche se presenta tutta una serie di accorgimenti di gestione che forse richiedono un livellino in più di conoscenza, però diciamo che si può consigliare anche per un neofita. Si tratta di un pappagallo di piccole dimensioni, quindi diciamo una gestione facilitata sotto questo punto di vista. Sia appunto, per la gestione di spazi e soprattutto di costi, rispetto ad un pappagallo di più grandi dimensioni. Questo non vuol dire che un piccolo pappagallo non abbia bisogno di spazio e che un piccolo pappagallo necessiti di una piccola gabbia. Ecco, questo naturalmente è sbagliato perché anche se il pappagallo è piccolo, la gabbia più grande è meglio. È. Mi raccomando, però, state attenti allo spazio che c'è cioè tra le sbarre perché. Papagallo potrebbe rimanere incastrato o addirittura scappare. Quindi mi raccomando, state attenti che non sia troppo larga. Si tratta poi di un pappagallo veramente dolce, veramente intelligente. Quindi, se gestito correttamente, è un pappagallo veramente ottimo e non avrà neanche troppi problemi se diciamo fatto socializzare correttamente. Ad interagire con altri membri della famiglia o anche con persone al di fuori del nucleo familiare. Quindi, è un pappagallo che. Tendenzialmente magari avrà un preferito Però non andrà proprio ad escludere il resto della famiglia Questo poi dipende dal carattere di ogni singolo esemplare di inseparabili Perché come ben sappiamo ognuno poi ha il suo carattere E quindi non possiamo saperlo per certo Però se fate socializzare correttamente come poi del resto tanti altri pappagalli Diciamo che non avrà problemi ad interagire anche con altre persone anche al di fuori del nucleo familiare, questo però tutto all'esterno della gabbia. Perché tendenzialmente l'inseparabile è un pappagallo che, soprattutto con la maturità sessuale, può diventare un po' territoriale, soprattutto per la gabbia. E per le sue cose. Questo non va visto come il pappagallo che diventa cattivo, ma è semplicemente una fase e quindi va capito, bisogna aver pazienza e sapere un po' intervenire e questo lo vediamo meglio nel prossimo video. Per adesso vi basta sapere che l'inseparabile, poi c'è un po' di distinzione tra maschio e femmina, avrà un po' di atteggiamento territoriale, soprattutto verso la gabbia e verso quello che lui ritiene nido, ecco. Quindi non vi preoccupate, eh, i pappagalli hanno eh, nel bene o nel male questa fase. È un pappagallo che ama quindi stare in compagnia, che ama interagire, quindi importante l'addestramento, fare giochi. È un pappagallo quindi molto attivo, sicuramente avrà sempre voglia di starvi addosso e anche questo poi andiamo a affrontarlo meglio nel prossimo video, però è sicuramente un pappagallo che ha bisogno di tanta tanta interazione con il proprietario quindi divertitevi e giocate insieme al vostro inseparabile che sicuramente sarà felicissimo e mi raccomando non trascuriamo questo pappagallo perché è incline anche in questo caso all'autodiplomazione cioè non solo per questo non solo perché è incline in generale non trascuriamo i nostri pappagalli Però. L'inseparabile eh, molto spesso tende a autodeplumarsi a causa di stress di conseguenza. Si tratta di un pappagallo molto sensibile e che ha bisogno, proprio per stare bene, di interagire, di avere un ambiente stimolante sia fuori che dentro la gabbia. Quindi, anche in questo caso, tanti giochi all'interno della gabbia, tanto intrattenimento e un'alimentazione naturalmente sana. Per il resto, se ci sono tutte queste cose, si tratta di un pappagallo fantastico Che vi darà un amore incredibile, molto divertente, bravissimo poi nell'addestramento. Quindi è un pappagallo veramente ottimo, anche per chi non ha mai avuto pappagalli. però se prendete inseparabile dovete davvero prestarci attenzione perché, davvero, un pappagallo ottimo si può creare un mostriciattolo che poi naturalmente eh, è difficile da gestire. Quindi mi raccomando, state molto attenti. Per quanto riguarda la sua rumorosità sono un po' combattuto perché effettivamente non si può definire come un pappagallo particolarmente rumoroso, quindi dubito che possa creare problemi sia a noi che ad eventuali vicini, perché mh, non emette dei suoni gracchianti persistenti come ad esempio un conuro del sole. Però non è neanche proprio così silenzioso perché emette dei fischi, degli ultrasuoni che effettivamente vi possono sfondare i timpani se siete veramente vicini. Però diciamo non sono così persistenti nel tempo, di conseguenza non credo che qualcuno si possa effettivamente lamentare eh, giustamente del rumore. Detto questo vi lascio poi per il resto al prossimo video, come sempre trovate tutto qua sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti!